Salve a tutti, sono Jensen e benvenuti all'episodio numero 6 di Quel che passa il convento. Ricordo che questa mia rubrica nasce col fatto di voler, tra virgolette, recensire i giochi che ho per PS3. Quindi, dico tra virgolette per recensire perché sarà abbastanza personale come, appunto, recensione. Quindi parlerò anche delle mie impressioni, per chi magari avesse visto questo episodio e basta, lo sto ripetendo. Parlerò delle mie impressioni e anche comunque di quello che è il gioco, naturalmente. Il gioco di oggi è Shadow of the Colossus. Lo so che è per PS2, ma questa è la versione rimasterizzata in HD per PS3, insieme a Ico, il suo fratello, cugino, che Dio si voglia. Un gioco sviluppato dalla Sony che ha fatto molto successo su PS2 nell'anno 2006, quando è uscito 2006 nella nostra zona, quindi in Europa, e 2005 in America e in Giappone. Quello che vedete è un mio gameplay del primo Colosso, che ora andrò a spiegare più o meno com'è e come si gioca. In basso a destra vedete un cerchio rosa, magari per chi lo conosce più grande del normale quando si inizia, perché io ho già finito il gioco e questa è la modalità difficile, quindi ho potuto ottenere tutti i miei potenziamenti che ho avuto, eccetera. Questo cerchio sarebbe la resistenza che ha il personaggio quando si aggrappa ai colossi o alle pareti o sott'acqua, non so se questo è vero, non me lo ricordo, ditemelo voi. La vita, che è quella barra rossa che sta lampeggiando sotto al cerchio rosso, e l'arma che state impugnando in quel riquadrino sempre lì vicino. In alto a sinistra c'è la barra della vita del colosso. Parliamo per l'appunto dei colossi, sono 16 in tutto il gioco e in questo gioco incontrerete soltanto che quelli, solo i colossi ci sono in questo gioco da affrontare, oltre al fatto che non ci sono altri personaggi con cui interagire a parte la voce misteriosa che vi parla all'inizio e a ogni uccisione del colosso, di un altro colosso, e il vostro cavallo agro. Non potete interagire con lui in modo esplicativo, ma cavalcandolo e chiamandolo. La trama del gioco è abbastanza semplice. Il protagonista, quello che state vedendo, cioè Wander, come si dice, deve salvare da una maledizione Mono, che è una ragazza che non si sa perché, non si sa per come è svenuta nel sacrario su quel specie di tavolo, e lui deve per l'appunto uccidere tutti i 16 colossi per prendere questo potere da ognuno e liberare Mono dalla maledizione. Come ho detto, questi sono gli unici personaggi giocabili del gioco, e le uniche cose che incontrerete nel gioco sono aquile, colombe, qualche animale, ma non avranno importanza nel susseguirsi del gioco. Ok, parliamo di colossi. Come abbiamo detto, sono 16, ognuno con delle particolarità diverse, e man mano che si va avanti sempre più complicati da uccidere. Come notate, i colossi hanno in vari punti, non sempre gli stessi, e in ogni colosso si può anche spostare questo punto, il classico punto debole che dovete colpire per togliere vita al colosso. Prima di questo ci sono altri punti che dovete colpire per magari far cadere un po' il colosso, come all'inizio di questo video, oppure per stordirlo, eccetera, comunque per arrivare a quei punti lì. Già che ci siamo, vi dico che questo è il potere che voi assorbite ogni volta che uccidete un colosso. Questo gioco
ha avuto molto successo su PS2, come ho detto, uno dei giochi più venduti all'epoca. Secondo me hanno fatto bene a rimasterizzarlo su PS3 perché merita veramente. A mio parere è un gioco molto emozionante, con delle colonne sonore molto intense e ben fatte, e anche molto suggestivo. Perché dico questo? Ogni volta che uccidete un colosso, per l'appunto, entra dentro di voi questo potere, questa ombra nera, e poi vi ritrovate nel sacrario. È anche bello il fatto che dopo ogni uccisione la statua di quel colosso si autodistruggerà. Una cosa, a mio parere, bella anche come soddisfazione personale. Questa è la ragazza di cui vi ho parlato prima. Ecco, una cosa un po' così, diciamo, misteriosa è il motivo per cui c'è questo gioco, perlomeno la trama di questo gioco. Non si sa perché questa ragazza è svenuta, per chi è lui, se è la sua sorella, una sua parente, la sua ragazza, non si sa. Ora che mi ricordo, la ragazza dovrebbe essere morta, e quindi lui, tramite un flashback, scopre che può riportarla in vita. Questo è Agro, il cavallo, e questa che vedete è il modo in cui Wander ricerca i colossi da eliminare. Tramite la sua spada può emettere un fascio luminoso che lo direziona verso i colossi. Il cavallo ha una parte fondamentale in questo gioco, oltre che per il movimento, quindi per le grandi aree che ci sono in questo gioco, sarebbe abbastanza noioso esplorarle a piedi, quindi un motivo è lo spostamento per il paesaggio. Un altro è l'uso proprio vero e proprio di questo cavallo per sconfiggere due dei 16 colossi o idoli presenti in questo gioco, mi sembra il 10° e il 13°. Ora sto andando verso il secondo colosso, che non vedrete per motivi di tempo del video. Comunque ho scelto questo pezzo solo per farvi vedere un attimo il paesaggio, la grafica anche abbastanza avanzata, e pensando che il gioco è di un po' di anni fa su PS2, lasciando stare qualche vario bug tipo la coda del cavallo, e per farvi vedere appunto la ricerca dei colossi, come avviene. Ok, per questo video direi che è tutto, anche perché ho caldo e voglio andare al mare. Ci vediamo alla prossima.